Libero Grassi era un cittadino che faceva parte della vera società civile, che si interessava di tutte le cose che avvenivano intorno a lui. E indubbiamente mio padre per molti segna l'inizio della lotta anti-racket. Lo hanno ucciso sicuramente per la grande esposizione mediatica che ebbe. Non mi piace pagare, perché la denunzio è una denunzia alla mia dignità di imprenditore. Io divido le mie scelte con il mafioso. Quando la Sigma ha traslocato il mio tondo del Revel, dopo pochi anni sono iniziati i primi segnali. Chiamava sempre un uomo che si qualificava come zio Stefano e diceva che aveva necessità di denaro e ci chiedeva 5 milioni. La prima estorsione è sempre un'estorsione di avvicinamento. Il famoso zio Stefano che mi telefonava. Lui voleva trovare una soluzione per non pagare e trasmettere questo messaggio agli altri imprenditori. Voleva avvertire il nostro ignoto estorsore di risparmiare le telefonate ad tono minaccioso e le spese per l'acquisto di micce, bombe e proiettili, in quanto non siamo disponibili a dare contributi e ci siamo messi sotto la protezione della polizia. Però indubbiamente i tempi erano prematuri, per cui non ha avuto assolutamente il seguito che lui si aspettava. Stiamo cominciando il workshop per imprenditori e commercianti. Sono 4 anni che abbiamo lanciato la campagna contro il pizzo cambia i consumi e ci ritroviamo spesso a ragionare un po' su questo consumo critico, sul modo di farlo funzionare meglio. Radio Pizzo fa un lavoro per trasformare la mentalità, la cultura di questa città, soprattutto per tutto ciò che riguarda il pizzo e la mafia. Abbiamo coinvolto quasi 10.000 cittadini. Siamo arrivati a 400 commercianti, nell'ultimo anno ci sono state circa una cinquantina di denunce. Per vincerla questa guerra bisogna riuscire a spostarla sul terreno della convenienza, non più la scelta che l'imprenditore fa sul modello Libero Grassi, ciò che è giusto o sbagliato fare, ma la scelta che fa su ciò che è più conveniente fare. Allora noi dobbiamo riuscire a rendere conveniente stare contro la mafia. Il fatto di definire eroi persone tipo Libero, tipo Falcone e Borsellino, a me mi indigna profondamente. Loro sono persone normali che nell'ambito del loro lavoro hanno agito normalmente, in maniera corretta, in maniera onesta, in maniera puntuale, e che sono stati ammazzati.